Icon Palestre a Montesilvano, il nuovissimo centro fitness in via Ruffilli 1. Vuoi noleggiare un'auto? Pronto Rent, l'autonoleggio vicino casa tua. La scorsa volta è venuta a trovarci con un personaggio amatissimo dal pubblico, non solo italiano, ma del cinema mondiale, ed era Totò Cascio. Questa volta è venuta a parlarci della sua associazione, della sua attività all'interno di un'associazione contro la violenza di genere, e abbiamo il piacere di avere con noi Katia Bastonno, da Basto. Sì, diciamo che da qualche anno risiedo a Fresa Grandinaria, un piccolo comune dell'entroterra vastese, ma io sono di origini vastesi. Ah, Basto, bellissima cittadina. Sì. E oggi sei venuta a parlarci della tua associazione Insieme. Quando è nata questa associazione? Allora, questa associazione è nata da un'idea e da un progetto che si è sviluppato un po' nel tempo e negli anni, come ti accennavo già. Sì. Quest'estate, messo in progetto, accantonato da un po', dopodiché, diciamo all'incirca quasi da un anno, è stato riesumato e poi è partito e decollato. La rappresento in piena forma. Abbiamo una squadra molto, molto, molto attiva, fate molte cose. Sì, abbiamo dei progetti quest'anno che ci portano a cercare di poter realizzare quello che è il progetto, la mamma dei progetti, che è la casa d'accoglienza, che è una casa rifugio per le persone che subiscono vittime di violenza di genere. Non siamo specificati sulla violenza femminile, perché purtroppo, Angela, tu oggi mi insegni che la violenza è una violenza che si sviluppa purtroppo in tutti i posti, si suddivide bullismo, cyberbullismo, stalking, però alla fine mobbing, però alla fine è sempre una violenza, che sia psicologica, certo, o fisica. Il 27 gennaio, e tu mi hai detto che tenevi a parlare di un tipo di violenza che si è verificata nel passato all'interno dei lager. Allora, purtroppo la violenza, la storia e la vita ci insegna che è sempre esistita, si è spostata negli anni, e io posso dirti che con il lavoro che svolgo credo che stia diventando oggi una violenza verbale, che forse è anche più sentita di quella fisica. Sì, volevo praticamente accennare e ricordare, sì, alle persone che bisogna sempre denunciare, e in questo mi permetto di dare un breve accenno di quello che è stata la violenza nei lager, dove le donne, certo, purtroppo la subivano in prima persona, dal momento in cui venivano deportate, venivano scelte come se fossero, purtroppo è brutto dire, delle bestie, venivano selezionate, quelle più anziane, diciamo le meno efficienti, quelle che non servivano, venivano subito portate e diciamo finite nella camera a gas, mentre le più belle venivano selezionate per poi essere vendute in quelle che erano i bordelli. Altre invece, che dovevano partorire, venivano tenute perché si presupponeva che erano in stato di buona salute, e quindi le facevano partorire. Queste donne vivevano ancora di più la sofferenza di vedersi poi allontanare l'essere che aveva maturato in grembo per 9 mesi, perché, questo detto dai libri, non ho vissuto in prima persona, alcune di queste donne nel momento in cui partorivano i bambini venivano subitissimo messi nelle camere a gas o nei forni. Ma questo perché? E questa è una ricerca che tu hai fatto? Sì, è una cosa terribile questa. È una cosa terribile. Perché questa perché venivano allontanate questi bambini? Perché le donne venivano valutate come donne di robusta costituzione, di conseguenza se servivano, erano necessarie, se non indispensabili, per sopperire ad altre mansioni, che potevano essere quelle addirittura anche nelle strutture degli ufficiali, o ad essere dame di compagnia notturne per questi ufficiali stessi. A volte venivano maltrattate, no, a volte, quasi sempre maltrattate, venivano depredate dalla loro femminilità, per non parlare poi di quello che era
l'atto della donna in sé per sé mensile, venivano denudate e lasciate così all'abbandono. Completamente decapillate, quindi venivano proprio chi era Violenza di inaudita, ogni inaudita. genere, violenza di ogni E mi fa genere. piacere che tu oggi ricordi questo aspetto, perché di solito questo aspetto viene messo insieme agli altri e non viene ben distinto e ricordato, cioè che comunque la donna rispetto, diciamo, soffre sempre, insomma, in una maniera particolare, perché appunto la femminilità viene, come hai detto tu adesso, depredata ed è dolorosissima, insomma. Io voglio, non oso neanche Immaginare. immaginare questi bambini che magari se erano di sana robusta costituzione venivano tenuti e usati anche per qualche mansione, o addirittura venivano alcuni adottati nelle famiglie in cui non c'erano bambini, perché non dimentichiamo che poi c'era sempre la parte degli ufficiali, dei sottufficiali, dei tenenti. Disponevano Quindi come volevano, insomma, sì, del praticamente corpo di queste avevano. persone. Avevano, diciamo, campo libero in Ecco, questo, quindi quindi. nella giornata della memoria ricordiamo anche questi fatti orribili accaduti nei lager. Tu hai una grande sensibilità. È successo, come non tutte le donne pensano alle donne, diciamoci la verità. Tu invece, con la tua associazione ti dedichi a questa violenza che dovrebbe essere a questo punto, insomma, del livello. A un certo punto la civiltà dovrà pure capire che la violenza deve essere abbandonata e invece prosegue. Tu ti dedichi a questo, come è accaduto? Ma guarda, io credo che sia la vita stessa che ci insegna cosa è giusto per noi e cosa non è giusto per noi, perché io credo che ognuno di noi dovrebbe far conto ogni tanto con la propria coscienza e magari del piccolo vissuto della vita di ieri imparare qualcosa di buono per il domani, perché il presente è passato. Ieri è, diciamo che è più che passato, ciò che ci rappresenta, che ci può rendere un essere migliore è il domani. E cercare di aiutare chi magari in un momento di difficoltà non ha aiutato a te, perché è sempre difficile cercare di, come posso esprimermi, è difficile cercare di rendere a volte noi esseri umani, noi donne soprattutto, perché siamo abituati. Sviluppiamo quella che è una sofferenza maggiore, no? Ma già come donne, come mamma, e quindi Viviamo più in solitudine, sì, e quindi spesso. i nostri dolori, le nostre sofferenze le facciamo parte di noi stessi e per l'80% ci siamo sempre, ci definiamo noi responsabili di quello che ci accade, anche se è un po' così. Come la chiamava Fromm, un'ipocondria morale, diciamo. Un'ipocondria morale, perfetto, proprio così. Quindi bisognerebbe abbandonare un attimino questa cosa, E non soprattutto sentirsi per noi sempre in donne. colpa per tutto. No, no, perché non è, sì, è colpa nostra, ma non è sempre colpa nostra, un po' è la vita, un po' sono gli aspetti e le decisioni sbagliate che si sceglie, e poi da questo ognuno trae le sue Io ti conclusioni. vorrei fare una domanda. Per quanto riguarda proprio nel vivo la violenza, quando deve essere, insomma, diventa qualcosa da denunciare e come aiutare una persona? Allora, la persona tu non la puoi aiutare fino a quando la persona non fa un'accettazione di se stessa che sta vivendo in un momento di grande difficoltà, in un momento dove ha bisogno, perché deve essere la persona stessa che deve accorgersi che basta, deve esserci un punto, perché se noi cerchiamo di aiutare una donna che subisce violenza e tu ne sei anche a conoscenza, cerchi di aiutarla. In quel momento Ce la l'hai fai nemica. soltanto, no, non solo nemica, ma credo che tu l'abbia portata sulla strada peggiore, perché bisogna fare un gran lavoro su se Ah, quindi stessi. non bisogna fare come, diciamo, quando fai, dai, bisogna fare così, bisogna No, denunciare. no. Ecco, bisogna, come si può aiutare Le allora? persone bisogna portarle a ragionarle anche tenendole lontane, perché io ti racconto un episodio di una donna alla quale avevo capito perfettamente che subiva violenza, mi chiamava sempre per raccontarmi. L'ho abbandonata un attimo, perché un giorno gli dissi: è inutile che tu mi racconti se non hai la convinzione. Sì, però sai, è stata colpa mia perché io ieri sera lui era arrabbiato e io gli ho risposto: non è così. Perché non siamo sempre noi colpevoli di tutto. Perché se tu ti rendi conto che il tuo uomo, il tuo compagno, il tuo datore di lavoro
è sempre lì preciso, fisso, che in una certa situazione è sempre lì fermo e rimugina sempre su quello, probabilmente c'è un problema. Indubbiamente è anche nostro, perché noi lo viviamo. E quindi va in qualche maniera non denunciato, andiamo ai carabinieri, andiamo a denunciare, cerchiamo di cominciare a prendere le distanze. Se questo non è, allora certo, bisogna che si intervenga con quello che sono, tra virgolette, le forze dell'ordine, con quello che è la giustizia. Se c'è l'escalation di violenza, sì, insomma, sì. Se da parole poi dopo sì. Diventa qualcosa di più pesante. Perché denunciare va benissimo, però dobbiamo essere noi stesse a capire che... Non essere manipolate da qualcuno. Assolutissimamente parente, cioè... no, è peggio, è peggio. Questo è una cosa peggiore. Anche perché all'interno della coppia, ma anche, diciamolo, all'interno con il datore di lavoro, si forma un rapporto quasi esoterico, no? Chiuso, dove quando uno ha bisogno di parlare, magari chi è fuori da quel rapporto non sa cripticamente come si svolge. Viziato, solitamente sono rapporti viziati, perché è quando si arriva all'atto della violenza, perché il rapporto è diventato viziato, dovremmo cercare di fermarci un attimo prima. Chi fa parte del rapporto? Noi, sì, dovremmo cercare, noi donne soprattutto, dovremmo cercare di fermarci un attimo e prima. E come si fa a fermarsi un attimo prima? Dai un consiglio a chi magari ti guarda, sta ascoltando. Ci sono delle battute... che a volte non dovrebbero essere accettate, non bisognerebbe sorriderci, della serie che bel fondoschiena, ma detto in maniera volgare, o che belle labbra. Che ti dice il datore di lavoro, ma sì. Infatti è una cosa che non si deve assolutamente, no. Non stanno accettando. E siamo oltre, certo, il rapporto lavorativo. Però a volte, no, lo sappiamo, a volte succede, magari per inesperienza, perché sì. Che quello ti dice, che bel sedere che c'hai, e quella fa... magari quella risatina, come dici tu, non dovremmo assolutamente farla, perché la serietà significherebbe, insomma, attenzione, il fatto di sorridere a che bel fondoschiena non dà il diritto a nessun uomo, certo, di oltrepassare i limiti, ecco. Però molti si fanno, io ricordo sempre di un'intervista alla quale ho assistito, dove diciamo, l'aggressore disse, ma non ho potuto fare a meno a mettergli le mani addosso, era uscita con la minigonna. Questa è proprio una cosa grave, mamma mia. Cioè, praticamente, io che esco con la minigonna, o nuda, o denudata, sono un soggetto, perché ho deciso, cioè non è così, perché probabilmente, ecco, c'è del malato, e tante volte... Questi problemi cominciano dalle, certo, famiglie. Questo è un altro grande problema. Perché un uomo malato è un uomo che è cresciuto in un ambiente malato. E così la donna. Un uomo che vuole violenza, con la violenza avere un una uomo donna, che è abituato a redigere violenza, un uomo che adotta violenza, è un uomo che è cresciuto in un ambiente violento. Purtroppo è così. Questa è la mia cioè quello che io traggo da alcuni studi che faccio quotidianamente. Certo. Guarda, prima di parlare delle iniziative della tua associazione, vogliamo sentire una canzoncina, qualcosa di bello? Così ci rincuoriamo. Sì, grazie. Vai, Giulio.